La grande bellezza del vino, ma non solo, perché per fare il vino ci vuole l'uva. L'uva, la parte più preziosa da cui si estraggono tante meraviglie, le vinacce, in Italia hanno un destino nobile, no? Qual è la bella fine che fanno le vinacce del vino in Italia? Le vinacce in Italia portano il nostro grande distillato, che è dell'Amarone Barrique, che è il prodotto ad oggi per eccellenza a livello nazionale. Ecco, giusto perché sai, in termini di grappa c'è diversa ignoranza a giro. Ovviamente off Amarone perché viene fatto dalle vinacce dell'Amarone, non è una distillazione dell'Amarone, ma di quello che rimane dopo che si è fatto il vino. Delle uve appassite di Amarone. Quindi è diciamo, un procedimento che permette di. Quindi a chi piace l'Amarone piacerà anche la grappa off Amarone, perché sai che nella grappa c'è sempre un po' di. Le persone, no, ma io la grappa non mi piace, non mi piace. Cosa possiamo dire per convincere anche chi non ama la grappa a provare almeno questa off Amarone? Allora, l'Amarone Off Barrique è il prodotto per eccellenza con sistema unico Bonollo, che siamo l'unica azienda ad oggi che porta il prodotto con la doppia distillazione. Sicché nel sistema della doppia distillazione andiamo a pulire dai grassi della vinaccia agli oli amilici, sicché il prodotto diventa ad alta digeribilità. Infatti al nostro palato il prodotto resta sempre morbido e molto rotondo in bocca. Però non è quel morbido dato dallo zucchero, dato da alcuni eccessi, è proprio quello che brucia nella grappa, che molti non sanno, è proprio questi grassi, no? Che rimangono quando si distilla un po', diciamo tirando via, rimangono questi oli essenziali che bruciano. Invece questa grappa, nonostante la gradazione sia sempre importante, non brucia, ma non perché c'è lo zucchero, ma perché viene, le parti, diciamo, proprio negative della distillazione vengono tolte. Questo vuol dire che si usa il cuore del distillato, no? La parte più nobile. Certamente, e con il nostro sistema ad oggi stiamo avendo una grande preferenza a livello del mercato delle persone. Ecco, ora siamo d'estate, no? Quindi la grappa non è proprio il prodotto estivo, invece si può anche osare d'estate, una situazione in cui ce la vedi bene. Io il distillato lo vedo bene in qualsiasi momento per l'appassionato. Io faccio sempre un paragone che come il vino rosso o il vino bianco si beve in 365 giorni all'anno, dipende sempre la persona cosa ha deciso di degustare, cosa piace degustare. E quindi non vi fossilizzate sugli schemi, con un sigaro, con un cioccolatino, con un biscotto, ma anche da solo, alla giusta temperatura, anche d'estate non deve essere servita a 25 gradi, ma servita alla giusta temperatura ci si può concedere un goccio di grappa, perché no? E con questa base, anche per i palati che richiedono un qualcosa di fresco, abbiamo creato l'Amaro, che è un prodotto molto particolare perché viene fatto con base di grappa di Amarone, non con alcol, viene messo a macerare un infuso di erbe e da quel momento il prodotto lo portiamo in ghiacciaia, prodotto servito freddo, crea la massima espressione di tutti i profumi e compare anche il suo retrogusto dell'Amarone Barrique. Quindi direi che non avete le scuse, anche d'estate, grappa, amaro. Grazie Andrea. God save the wine e God save the grappa.